Ciao a tutti, mi presento, sono Valeria Cudini, sono una giornalista scientifica, divulgatrice di salute e benessere, temi relativi alla mamma e bambino, scrivo fiabe per bambini, seguo corsi di scrittura creativa, ho lavorato nelle scuole, ho lavorato in editoria per 21 anni e nel periodo del Covid mi è nata questa idea, perché non ci mettiamo insieme un po' di persone che hanno voglia di condividere dei contributi appunto a sfondo culturale per attraversare questo difficile momento del Covid. Però poi vedendo che lo facevano un po' tutti, che cercavano nuovi strumenti di comunicazione online, come è giusto che sia in questo momento, ho detto ah, forse vale la pena di raccogliere un po' le idee. E anche se il canale si chiama L'Unione fa la forza perché è nato all'interno di quel momento particolare che tutti abbiamo vissuto, che ancora stiamo vivendo qui a Milano, soprattutto è stato particolarmente impattante, come voi tutti sapete, avete visto, mi sono detta, teniamo buono questo concetto, l'unione fa la forza cultura, cioè uniti si può fare qualcosa di serio, di diverso, perché in questo momento dove ci sono continue divisioni, tra le persone, perché ovviamente ci si fa un po' la guerra tra poveri, no? Perché stiamo rischiando un collasso economico non indifferente. Io invece credo che la differenza possa farla proprio l'unione tra le persone, tra le idee e unirsi perché la diversità, di ognuno di noi può portare un contributo e rinunciare a un pezzettino di noi per un bene comune o neanche rinunciare, condividere con gli altri, secondo me può diventare un punto di forza, non di disunione. E questo canale è un po' artigianale, fa anche rima, perché io non sono un'esperta di YouTube, quantomeno non a livello tecnico, quindi mi sto cimentando con vari studi di montaggio e quant'altro, con scarso esito per il momento, ma non importa perché l'idea secondo me può funzionare, tant'è vero che abbiamo già raccolto alcune contributors, collaboratrici, donne per ora, sperando che vogliano partecipare anche dei maschi. Se vi va, scrivetemi a valeria.cudini@gmail.com proponendo un vostro progetto, un video interessante su qualcosa che vi piace fare, che sapete fare, che volete condividere, di cui volete mettere a parte le persone a Milano, in Italia, dove volete voi. Le due collaboratrici che inaugureranno il canale si presentano in un breve video che cercherò di collegare qua di seguito al mio. Si chiamano la prima Giusy D'Urso, una biologa nutrizionista, esperta in nutrizione pediatrica, e Crizia Mangano che si occupa di varie cose, tra cui una delle sue grandi passioni è la scrittura e la lettura, tant'è vero che ci proporrà poi un primo contributo di recensione di un libro da lei scelto, perché questo canale, voglio sottolineare, è del tutto libero, quindi io non darò nessuna linea, valuterò soltanto i contenuti e li proporrò magari anch'io e speriamo di rendervi partecipi, contenti di vivere questo momento insieme a noi e che magari ci possano essere anche degli spunti appunto di condivisione e di riflessione che possano portarci oltre questo momento difficile e possano diventare un qualcosa anche importante per il futuro. L'unione fa la forza cultura. A breve vi fornirò anche la mail appunto di questo progetto. Per il momento, ripeto, scrivetemi a valeria.cudini@gmail.com. Buona giornata a tutti e ci vediamo presto qua. Ciao a tutti, sono Giusy D'Urso e sono biologa nutrizionista e patologa clinica. Anch'io voglio partecipare, e lo faccio molto volentieri, al progetto L'Unione fa la forza cultura. Di cosa mi occupo? Mi occupo di nutrizione clinica, di nutrizione pediatrica, disturbi alimentari. Come intendo contribuire a questo bellissimo progetto? Consigliandovi delle letture, magari partendo da uno spunto nutrizionale. Vi aspetto e intanto grazie per l'attenzione. Ciao a tutti. Buongiorno a tutti.
Mi presento, sono Clizia Mangano e ho deciso di prendere parte anch'io a questo bellissimo progetto che si chiama L'Unione fa la forza cultura, proprio per stare uniti, anche se in questo momento purtroppo siamo lontani. Di cosa mi occupo? Mi occupo di editoria e di letteratura. Da quasi 4 anni ormai gestisco il mio blog che si chiama Coffee in Velluto. E scrivo, quindi sono una scrittrice. Di cosa vorrei parlarvi? Di quello che so, quindi letteratura, editoria, scrittura e magari qualche volta sconfinare anche nel mondo della musica, che dopo la letteratura è la mia passione preferita. A presto.